E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al 26esimo episodio di Pokémon Smeraldo Randomizer. Scusate non ho fatto video ragazzi questi giorni, però avevo da fare. Però ragazzi, ritorniamo come sempre e andiamo subito su Pokémon Smeraldo. Eccoci qua signori, eccoci qua, eccoci qua. Allora, intanto qui abbiamo ben completato tutte le medaglie. Proprio tutte le medaglie ragazzi. Quindi direi di curarci i Pokémon. Ora ragazzi, vediamo se dobbiamo andare di qua. Vediamo un po', Ok, lottiamo contro questi, easy, proprio nel chill, ragazzi. Ok, fatti. Oh, Iridopoli? E cos'è Iridopoli, ragazzi? Qua c'è una cascata. Penso di usare la cascata, ragazzi. Allora. Cascata. Facciamo imparare al nostro grandissimo Pibas. Ah, conosce già la cascata? Ok. Ok. Repellente Max. E andiamo. Vai. Signori, siamo qui a Iridopoli, un paradiso fatto da fiori, mare e Pokémon. Qui c'è il Pokémon Market, che direi di curarci un attimo al volo. Ma aspettate, forse potrei. Tanto mi sa non serve più Flash, ragazzi. Lo facciamo casomai a Lega Pokémon quando ci arriviamo, casomai. Allora, c'è Ether, volevo dire, scusate. Cos'è? Adesso la mia vittoria, signori. Attenzione. Voglio dire di andarci subito. Il repellente ce l'abbiamo attivo. Ma la strada sinceramente non me la ricordo, però. Vediamo un po'. Forse è qua, ragazzi, Ok, lottiamo con tutti qua. Lottiamo con tutti, signori. Lottiamo con tutti, lottiamo con tutti. Mamma mia. Aggressive, signori. Zubat. Ok, battuto questo, ragazzi. Qua non c'è nulla. Ma ci sono un po' di Pokéball in giro, quindi possiamo anche provarle, raga, Devo dire di andare un attimo di qua. Oh, quanti allenatori ci sono, zio, però. Elisir Max? Non è male, non è male. Io direi di scendere qua a fare questo giro, perché tanto quell'altro giro non va bene. E andiamo di qua. Andiamo qua. Mi do il repellente. Usiamo un altro, signori. Oh, chi è? Oh! Ciao, Ricky. Hai visto che bella sorpresa ti faccio? Se sono riuscito ad arrivare fin qui, vedo. Ok, grazie per aver perso contro di. No, Ricky, aver perso contro di te quella volta mi ha reso più forte. Ma questa volta non mi batterai. Attenzione, ragazzi. Attenzione, attenzione. È ritornato Lino. Macargo. Ok ragazzi, abbiamo sconfitto Lino, però dobbiamo tornare indietro perché abbiamo una squadra un po' così. Intanto un bel Ivysaur al 40. Ma quanto è carino. Ma quanto è carino, ragazzi. E qui c'è il padre. E siamo sottolivellati comunque, ragazzi, ma molto molto. Ok, eccoci qua. Abbiamo battuto Lino. Ora battiamo queste, ragazzi. Proprio Arplay. Comunque, come state? Come state? Ok, battuta anche questa. No, ragazzi, no. Ti prego, dimmi che ho flash. Dimmi che ho flash. Sì, vai. Ozio pera. A chi la facciamo imparare la flash, mo, ragazzi? A Venusaur. Gli togliamo. No, ragazzi, no. Ma che cazzo gli facciamo imparare a Flash? Zapdos. Che c'ha Zapdos? Tuononda, Tuonoshock. Tuononda, Tuononda, dai. Va bene, dai.
Porco zio, però. Va bene, dai. Non me l'aspettavo. Pokémon Zapdos Flash, signori. Almeno vediamo un po' di più perché. Ok. Qua ci serve forza. Allora, usiamo forza. Però forse non devo fare così, devo fare così. E così. Ok. Allora, se noi rompiamo questa, fai un passo. Ok, rompiamo quest'altra. Ma ragazzi, incredibile. Uno qua sotto, uno qua sopra e passiamo, signori. E c'è anche un allenatore qui. Facciamo subito. Ok. Non so se è la strada giusta, ragazzi. Non me la ricordo la via Vittoria. Non mi ricordo niente di Pokémon Smeraldo, sinceramente parlando. Andiamo. Repellente Max. Io direi di usare queste due caramelle rare. Vabbè, no, casomai vediamo dopo, vediamo dopo. Comunque sto usando soltanto Registeel ormai. Vabbè, è più forte, signori. Un Pipisù, attenzione, un Pipisù. Ma non c'è niente, signori. Torniamo sotto e usciamo da qua. Allora, vediamo un po'. Oh, questo è un altro? Sì. Facciamo pure questo, ragazzi. Ok. Qua ci usa forza, quindi andiamo da un attimo da qua per vedere dov'è. Ok, spacca roccia, ragazzi. Oh, via Vittoria è molto difficile comunque. Eh no, qua siamo ritornati prima, raga. Eh no, siamo al punto di prima, ragazzi. Devo andare di qua. Devo andare di qua, per forza. Allora, qua devo fare un avanti. Quindi. Avanti. Di qua e qua si rompe. Però non è la strada giusta, signori. Ricarica totale, buonissimo, zio Pera. Vediamo dove è la strada giusta, ragazzi, eh. Forse di qua. Si scende, attenzione. Qua sotto che cos'è? Ok, niente. Qua c'è una allenatrice intanto. Repellente Max. Vai. Ok. Oh, vedi? Meno male, ci serviva Surf, ragazzi, ci serviva Surf. Allora, devo andare. Oh, c'è pure una cascata qua. Forse devo andare qua. Vediamo un po' se è giusto, ragazzi, eh. Mi sa di no, però, sapete? No, aspetta, aspetta, ritorniamo qua, ragazzi. Oh, c'è una Pokéball, aspetta. Facciamo contro questo al volo. Ok, la Pokéball è cura totale, buona. Buonissima. Ma mi sa non è la, ragazzi. Cioè, può essere, però voglio vedere tutto, voglio vedere perché non mi ricordo. Se tipo io vado di qua, che cos'è? Là c'è una scala. Un allenatore. Eccoci qua. Allora, se andiamo qua sotto. Dio, stavo sbagliando. Lotta in doppio, attenzione. Le mie preferite. Ok, fatta anche questa. E andiamo ancora avanti. Ci sta un'altra. Ok. Quindi sono tornato nel punto di prima, ragazzi. What the fuck? Ah, ok, devo scendere di qua, mi sa. Ok, c'è una scala, ragazzi, andiamo. Via Vittoria. Oh, lotta in doppio, bellissima. Ci sta. Ok, ci stiamo perdendo lì, ragazzi, eh. Devo essere sincero. Infatti mi sono curato un po' quasi tutto, diciamo. Allora, combattiamo contro E. Easy, easy. Scendiamo. Dove? Ragazzi, mi sto. Ma? Non è il punto di prima, ragazzi, quello? Allora. Ah, ok, perché si va anche di qua. Eh sì, si opera. Allora devo fare. Tutto sopra. Quindi. Fai così. Fai sotto. E poi fai così. Rompi sta roccia. E andiamo avanti, signori. Oh, è difficile la via Vittoria, non mi ricordavo così complessa, ragazzi. Poi andiamo qui sopra. Un altro allenatore.
Ok. Proviamo quelli, raga, perché c'ho la squadra quasi morta. Casomai la facciamo dopo quella. Sono usciti? Iridopoli, signori! Ci siamo! Ci siamo, ragazzi! Ci siamo! Ci siamo, ragazzi! Ci siamo! Oddio! Oddio! Ora la facciamo, noi la facciamo contro quelli, ragazzi, eh. Prendiamo proprio a farli. Prendiamo proprio a farli, signori. Siamo arrivati qui, incredibilmente. Pazzurdi, raga, pazzurdi. Andiamo a fare quelli là, ragazzi, al volo proprio. E poi ci salutiamo perché nel prossimo episodio vorrei fare tutti i super 4 se riesco. Ok? Tutti i super 4. Per poi l'episodio più bello del mondo. Fare il campione da soli, raga. Ecco qui. Ecco qui, ragazzi. Ma quanto è lunga la via vittoria, ragazzi, di Pomo Smeraldo? Non mi ricordavo così lunga, eh. Incredibile. L'ultima lotta vi faccio vederle perché è la più importante. Comunque è uscito Groudon. Incredibile, in questa lotta fantastica. Ora Regis è livello 48, ma gli altri vanno veramente sbocco quel livello. Quindi casomai li alleno off live, ragazzi. Che è off, sì, off live, scusate, sono abituato con Twitch. Off video, off camera. Non mi ha fatto niente. Penso che ci uccide, ragazzi. Ecco qua. La batosta. Blaziken. Vabbè, sì, Blaziken e gli altri sono quasi al 40, diciamo. Tutti ipnosi. Per addormentare il Registeel. Proprio quello che non doveva farci addormentare, però va bene, capo. Ah, luce solare è fortissimo, quindi se uso una mossa di tipo fuoco, ragazzi, gli rompo ben il culetto. Facciamo forza antica e calcio ardente. Regis il dorme. Gran fisico di Groudon. Attenzione, ragazzi. Difesa e attacco sale. Confusione di grande Utut a Registeel, che non ci farà niente, penso, simpatico. Calcio ardente. Che le super efficace anche. Attenzione, Groudon. Attenzione, ragazzi, che Blaziken stava per farsi Groudon. Ah, continuiamo così. Ricarica totale su Groudon. Va bene. Va bene, capo, va bene. Va bene, let's go. E noi vinceremo, ragazzi. Riduttore su Blaziken. Ok, capo. Blaziken ancora calcio ardente su Groudon. Vediamo se fa un critico incredibile. E lo fa, signori. E lo fa. E Groudon KO. Pazzurdo. Pazzurdo Blaziken. Ponita. Ricordiamo che ci sta ancora la luce del sole. Quindi le mosse di tipo fuoco, ragazzi, aumentano. Quindi è meglio fare sempre le mosse di tipo fuoco. Intanto Registeel sta a fare i bei sogni. Sta facendo, ragazzi. Oh, tutto fallisce. Blaziken, calcio ardente su Ponyta. E è super efficace. E ragazzi, anche. Non è vero. Uno di vita. Ponyta, uno di vita, ragazzi. Non ci saluta ancora. Voglio dire fare un bel attacco rapido a Ponyta, forse. Beh, attacco rapido a Ponyta e va KO, attenzione. Ciao Ponyta. Registeel a 49, signori. Falce cannone Registeel. Attenzione, 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 ragazzi. Posso sempre paralisi, ma è poco preciso. Infatti c'è il 50 di precisione. Io non so se darglielo, ragazzi, perché già abbiamo forza antica che aumenta tutte le statistiche e ferro scudo. No, no, ragazzi, non damolo. Falce cannone non ci serve a noi. Non ci serve il signor falce cannone. E Blaziken livello 39. Registeel si è svegliato, forza antica, ragazzi. Watta watta boom. E Utut va KO. Incredibile, ma vero. Una lotta fantasticando. Fantastico. Spim. Lanturn, ultimo uomo di questi tizi. Io farei un Fer artigli. Anzi, forza antica e calcio ardente, ragazzi. Forza antica per Registeel. Ok. Riduttore. Su Blaziken gli hanno fatto. Non morire. Mamma mia, ragazzi, mi ha fatto brutto colpo. E vai. Calcio ardente. Ed è morto, ragazzi. Blaziken ha cariato la partita. Ha cariato il 2v2 Blaziken. Devo essere sincero, l'ha cariata lui. Con il suo calcio ardente su Groudon e su Ponyta.
e su questo l'ha uccisa, uccisi tutti, ragazzi. E possiamo anche andare nella Lega nel prossimo episodio, ragazzi. Nel prossimo episodio. Ragazzi, prossimo episodio Lega Pokémon. E ci vediamo subito nel prossimo episodio, ragazzi. Incredibilmente, vi aspetto nel prossimo episodio per la Lega Pokémon, raga. Voglio bene, voglio bene. Vi voglio bene, signori, voglio bene. E voglio carichi per la Lega Pokémon. Comunque, grazie a tutti, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, condividete il video. Devo dire che la via vittoria era abbastanza difficile, non me la ricordavo sinceramente. Comunque, raga, ci vediamo nel prossimo episodio. Più importante, ragazzi. Ciao belli!